Voilà ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua su Farming Simulator 22 nella mappa Gold Crest Valley. Allora ragazzi, come sempre vi vado a ricordare che in descrizione ci potete trovare un link che vi permette di comprare questo gioco scontato, ma non solo, ci trovate anche tantissimi altri giochi scontati. Poi naturalmente vi ricordo anche che in descrizione ci sta la lista dei miei social e mi raccomando, se vi iscrivete al canale ricordatevi anche di attivare la campanellina per ricevere le notifiche. E poi un altro link in descrizione, quello delle mod che uso in questa serie, quindi se vi interessa conoscere la lista delle mod, beh, la trovate pure quella in descrizione. Allora dunque ragazzi, per ora ci abbiamo qua l'insilato in fermentazione. Non è ancora pronto. Vorrei dare un attimo un'occhiata qui. Vorrei dare un'occhiata un attimino qui alla mia. Al mio recinto delle vacche. Ok, questo di sicuro non c'ha nulla di automatizzato. Quindi mi servirà a comprare. Mi servirà a comprare il mixer, il miscelatore, senza ombra di dubbio. Vabbè, comunque le vacche non le prendo adesso, anche perché non c'ho nulla di pronto, non c'ho mi pare neanche la paglia. No, ce l'ho la paglia, pochina, vero? Un po' di paglia l'ho fatta. Però manca il mixer e mancano le vacche, vabbè. Allora, più che altro oggi volevo fare un'altra cosa. Volevo preparare un altro terreno, perché comunque, voglio dire, serve avere un po' di terreno in più. Dato che abbiamo un pezzo di terra inusato per ora, non ho fabbriche da mettere, quindi per ora magari lo lavoro e ci facciamo qualcosa di utile. Allora, innanzitutto devo mandare questo in farm. Ancora non mi sono degnato di fare l'autodrive. Già. Allora, questo lo mando in farm. Dunque, mi serve questo trattore. E quando è il periodo di semina? Non è di sicuro mo. Beh, però arriverà presto il periodo di semina. Allora, la mia idea quindi è quella di preparare il terreno per la semina. A dove l'ho messo? Dov'è il... Ah, già, è vero. Ora mi ricordo. Devo ancora spostarlo. L'aratro. L'avevamo utilizzato brevemente con il Fiat 605C. Ovviamente, raga, non vado a comprare il Fiat 605C perché ha pochi cavalli. Bel trattore, ma ha pochi cavalli. Non mi aiuta. Purtroppo no. Allora, quindi la mia idea è quella di andare a creare un nuovo terreno. E già che ci sto vi faccio anche vedere come si fa, perché magari qualcuno non lo sa neanche come si fa a creare un terreno nuovo. Quindi, allora, innanzitutto, dato che sto su PC, schiaccio F1. Mi esce fuori quindi la sezione dei comandi e mi dice permetti creazione campi, devo abilitarlo. Ok, adesso l'ho abilitato. Quindi adesso quando abbasso l'aratro vado a creare un nuovo terreno. Direi che dovrebbe andare bene. Sì, perché comunque qua non lo usiamo ed è comodo averlo come terreno. Vai. Visto? Mo la parte più complicata è quella che devo crearlo abbastanza dritto. Ma ovviamente è la parte più complicata. Ok. Cioè, se prova. Diciamo che arriviamo fino a qua. Lasciamo un po' di spazio tra l'uno e l'altro. L'ideale, sapete cos'è? L'ideale è se facciamo prima il bordo e poi l'interno. Quindi prima mi faccio il bordo, diciamo più o meno fino a qua.
E tutto sommato esce fuori un bel pezzo di terra abbastanza grande. C'è solo un piccolo problema. Questo cavolo di cassone. Vediamo se un attimino lo possiamo spostare. Allora, questo per ora non mi serve. Abbassa, stacca. Andiamo brevemente, ragazzi, a rimuovere il cassone. Già, ma da qua non ci passo. Ok. Vediamo se posso passare di qua. Allora, rimuoviamolo. Così non mi dà fastidio. Lo chiudiamo. E per ora lo lasciamo. Parcheggiamo qua. Ok. Tornando a noi, proseguiamo con la creazione del terreno. E devo cercare di andare più o meno a quel livello. Ma adesso so io come fare. Ora, una volta che avrò creato il quadrato, il rettangolo, sarà poi tutto semplice. Cerchiamo di metterci dritti. Ok. E giustamente quell'albero va a rompermi un po' le scatole. Adesso vediamo di provare a sistemare sto pezzettino qua. A posto. Ok, mo che abbiamo creato il rettangolo, raga, è una cavolata. Non mi devo preoccupare di niente. Perché giustamente volevo farlo pulito, bello, preciso, dritto, non volevo andare storto. Ah, ok, cavolo, ho visto un pezzo di tronco. Ma speriamo che non darà problemi. Ah, pure qua ce n'è uno. Speriamo che questo in futuro non dà problemi. È un bel problema. Speriamo che non dà problemi durante la semina. Cacchio. Giustamente non era facile vederli prima. Non era facile vederli la volta scorsa quando li stavo a rimuovere. Quindi ce n'è almeno due. O tre forse. Qua ce n'è uno. Qua ce n'è uno. E qua ce n'è un altro, mi pare. Cavolo, ce n'è almeno tre. Ah, almeno tre, se non di più. E mi sa che qua c'è il quarto. Cavolo. Qua c'è il quarto. Qua per terra. Mi sa che mi conviene andare a noleggiare ancora una volta la rimuovi ceppi. Perché giustamente sono. Ecco, qua ce n'è un altro e siamo a 5. Ce n'è almeno 5, sono troppi. Mo vediamo se ne becco un altro. Almeno ne ho contati 5. Perché mo che vado a noleggiare di nuovo i rimuoviceppi, devo assicurarmi che li tolgo tutti. Se no spendo soldi per niente.
Ok. Cinque dunque. Sono dunque 5. Va bene, allora il campo l'abbiamo creato comunque. Il campo siamo riusciti a crearlo. Allora, prima di posare l'aratro, togliamo la creazione dei campi. Ok. Così non sbaglio, perché tipo adesso che l'ho disattivato, qui non mi crea campi. Ed è importante. Questo. Sì, lui è. Noleggia 1300 euro. Amen. Di nuovo. Ok. Allora. Qua c'è il rimuovo. Qui c'è la calceviva. Scusi signorina, un attimo. Cavolo, c'è pochissimo qua dentro. Non ci basterà mai. Devo mandarlo in negozio a prendere calceviva. Non mi basta neanche per finire una striscia, quindi il campo è abbastanza grande. Ok, vabbè, rimuovicepi è arrivato. A te te mando qua se non ci puoi andare. Che bello. Dov'è che mi trovo? Devi andare in negozio, amico mio. Come posizione bloccato e irraggiungibile? Questa mia è nuova. Questa mia è proprio nuova. L'autodrive io voglio. Porcaccia della miseria. Io voglio l'autodrive. Marruttuga. Come si suol dire? Va bene. Boh. Oh, raga, ma cosa da impazzire? Il peso ce lo attacco a questo qua. E dunque mi serve sacco di... Dove caspita ti trovi? Calceviva. E quanti soldi ho? Mica tanti. Vabbè, 8 ci bastano. Ok, allora. Ah, non c'era scelta. Sperando che almeno mo torni indietro. Allora, va. Vediamo di prendere sta calceviva. Ok. Ne ho comprata un bel po', mi sa. Beh, praticamente mi avanza un sacco. E va bene. Buono per la prossima volta. Ok. C'ho proprio un gran bel pieno. Perché mi sono dimenticato che la calceviva è da 2000, mentre il fertilizzante è da 1000. Me so dimenticato. Me so proprio dimenticato. Ma meglio per noi, ne abbiamo di più. Allora, mo speriamo che riesca a farlo venire qua in farm, insomma. Ma meno male, almeno si può fare questo. Ok, allora. Prendiamo quel peso, come ho detto poc'anzi. Spero di non fare danni. Allora, quindi, bene, abbiamo il tempo di rimuovere i ceppi. Ed effettivamente è meglio toglierli mo' perché sennò poi non li vedo più. Ok, il primo è andato. Secondo. Terzo. Qui da qualche parte ci deve essere il quarto. Dove cacchio è? Eccolo. E
E già vede il quinto. Eccolo. Ok. Adesso mi conviene fare una ispezione del terreno. Intanto che deve arrivare il trattore con la calceviva. Vi faccio una ispezione manuale a vista. Così se me ne è sfuggito uno lo vedo, perché non mi va poi di riaffittare il rimuovicepi. No, non 3 volte per lo stesso terreno. Va bene. Ok, sta arrivando il trattore con la calceviva. La nostra ispezione non ha dato nulla di insolito. Sta bene. Possiamo quindi restituirlo già adesso. A posto. Allora, dobbiamo andare a prendere la togli. Come caspita si chiama? Togli i sassi. Sarà questo il prossimo passo, ovviamente. E poi non c'è altro da fare in teoria. Allora, non lo metto adesso e rimuovo i sassi perché prima devo riprendere con la calceviva. E poi subito dietro a togliere i sassi. Ok, ah, già che io c'ho paura, non vorrei qua che faccio danni. Vediamo. Vabbè, no. No, ancora è il primo stadio, non ne faccio danni. Posso girare. Oppure c'ho le gomme strette, vero? È possibile anche questo, vero? Magari c'ho le gomme strette qua, è possibile. Allora, ci metto l'operaio che mi passa la calceviva. E andiamo a rimuovere le pietre, i sassi da questo terreno. Da questo nuovo terreno. C'è poi solo da seminarlo appena arriva il periodo che era febbraio, marzo, boh. Vediamo. Ecco perché ho lasciato un po' di spazio tra un terreno e l'altro, ovviamente, per fare la manovra. A posto. Ancora devo vedere che fare con questi sassi. Potrei fare calceviva, ovviamente. Devo un po' decidere. E come potete notare, oltretutto l'operaio sta lavorando pure bene in questo terreno che tecnicamente non esisteva. L'operaio lo sta fertilizzando, sta insomma mettendo calceviva in modo corretto, non sta avendo problemi. Riesce tranquillamente a capire l'operaio dov'è la fine del terreno e gira e va avanti. Molto bene. Non è andato dritto e ha. Insomma, poteva andare dritto e metteva calceviva nel terreno 12, non l'ha fatto. Ok. Fino a qua ci siamo, ora poi devo decidere che cosa. Devo poi decidere che cosa fargli fare. Che sta a fare? Sta a fare la manovra bene o la sta a fare male? Perché mo l'ultima parte non l'ho capita. Boh.
La faccio io l'ultima parte, va? La faccio io la parte finale di Calceviva. A posto. E ci abbiamo un bel pezzo di terra. Quindi mi fai il salvataggio. Voglio solo andare a vedere cosa posso seminare la prossima volta. Avena, oppure mais, girasoli, semi di soia, patate, vabbè, c'è di tutto. Possiamo fare un po' di tutto con questo terreno. E alla fine è un terreno abbastanza grande. Non so, della grandezza. Ah, sulla mappa mo esce. Sulla minimappa me lo segna adesso. A voglia, guardate, me lo segna. In pratica è più o meno grande come il terreno 15, buttalo via. E il terreno 15 vale 38.000 euro. Praticamente ho creato un terreno da circa 30.000 euro di valore. Niente male. Qui c'è ancora spazio eventualmente per una fabbrica, qualcosa di simile. Va bene, ragazzi, sto notando che il tempo è volato via. Ora poi nel prossimo gameplay vediamo, decido cosa seminare. Non ho ancora ben chiaro cosa, quindi non vado a seminare oggi. E insomma, raga, abbiamo creato oggi un nuovo terreno. Spero che il gameplay vi sia piaciuto. Come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate un link che vi permette di comprare questi e tantissimi altri giochi scontati. Ciao alla prossima, raga!